È un simbolo, è un simbolo. Che noi non ci si ferma, che si va avanti e che... Però oggi si riparte, con forza ragazzi, sempre. Non poteva che essere al motto di forza ragazzi la riapertura del ristorante Passaparola, pronto a ripartire dopo il tanto violento quanto folle episodio della scorsa domenica. Tantissimi messaggi, veramente tanti. Di supporto, poi sono venuti di solidarietà, poi sono venuti qui tante persone a salutarmi, a dire come va, come non va. È un episodio che va... stigmatizzato, certamente non porterà frutti economici, però la dimostrazione è che noi vogliamo andare avanti. A seminare il panico all'interno del locale un uomo, trentenne di origine maghrebina, che in preda ai fumi dell'alcol e della droga aveva dato in escandescenze, distruggendo tra insulti, urla e minacce tutto quello che gli passava a tiro. Bruttissimi, bambini che piangevano, bicchieri che volavano, piatti in terra, bottiglie di vino, 30 bottiglie di vino buttate in terra, una cosa vergognosa. Poi l'intervento delle forze dell'ordine che non senza fatica sono riuscite a fermarlo. L'uomo è stato arrestato e accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri è comparso di fronte al giudice che ha disposto il divieto di dimora nel comune di Arezzo. Si sente sicuro con questa misura? Non tanto. Il ristoratore adesso presenterà anche un esposto. Con reati che possono ipotizzare anche una certa importanza. Insomma, cioè, qui c'è non solo la minaccia grave, il 612 secondo comma, probabilmente c'è anche un 610, se non addirittura un sequestro di persona. Cioè lui l'ha bloccati lì e con questo che entriamo loro erano bloccati all'interno del locale. Insomma. Di 60 persone chiuse dentro, con lui fuori, guarda, ancora c'è lo sgabello che ancora ciondola, che prendeva, sbatteva qui i calci, sì.